Alfonso Virgilio di Campofranco, 29esima e penultima giornata del campionato di eccellenza siciliana. A render visita alla Nizza del presidente Giammusso, il Canicattì, già promosso nel massimo campionato dilettantistico assoluto, dominatore del girone A. Nizza reduce da una pesante sconfitta esterna per 4-0 contro il Castellammare. È stata sconfitta anche per i racinari sul campo dell'Enna nell'ultimo turno. Direzione di gara affidata al signor Fabio Caruso di Palermo, coadiuvato da Conticello e Sorace di Catania. Anche la passerella della Nizza all'ingresso in campo del Canicattì. Il tributo della compagine bianco scudata a quella racinara. Passiamo invece al film di questa sfida grazie all'immagine a cura di Silvio Di Liberto. Al 22esimo lancio lungo di Raimondi per Iraci, che scappa al difensore, viene atterrato da Kebba. Calcio di rigore allora per il Canicattì. Dal dischetto si presenterà lo stesso Benedetto Iraci, che va per la 17esima marcatura stagionale, batte Kebba e passa in vetta alla classifica marcatori in coabitazione con Davide Carioto. Lo stesso Iraci si renderà protagonista 4 minuti più tardi. Riesce a prendere infatti il fondo a destra, cross per Gueye di testa, non inquadra lo specchio della porta di Kebba. Al 35esimo proteste in casa Nizza, Priolo su punizione per Loporto che stacca bene, Barbagallo battuto ma Raimondi salva sulla linea di porta. Resta qualche dubbio dal nostro fermo immagine, resta comunque il salvataggio provvidenziale da parte di Raimondi. Ultima chance della prima frazione di gioco ancora con uno scatenato Benedetto Iraci. Il mancino fa percorrere un brivido lungo la schiena di Kebba, termina così la prima frazione di gioco, decide sin qui la marcatura al giro di boa di Benedetto Iraci. Passiamo con le nostre immagini al fine della ripresa con il lancio di Privitera per Gueye che scappa via alla retroguardia bianco scudata a tu per tu con Kebba. Gueye che salta i riflessi dell'estremo difensore locale. Al 58esimo tentativo alto di Prezzabile, 4 minuti più tardi lo stop aristocratico di Jezzi, prova con il destro a giro, Kebba riesce a ribattere per ben due volte, prima su Kebba e poi sul tentativo successivo di Matera. Poco dopo l'ora di gioco, ottima azione perimetrale del Catti, palla a Garufo di prima intenzione per Jezzi, mette dentro per Matera, letale 0-2 all'Alfonso Virgilio di Campofranco. Raddoppiano i racinari, la rete anche di Federico Matera. Nizza che però non si perderà d'anima, al 75esimo Rizzi per Retucci in posizione regolare, calcio altissimo, si divora l'occasione per accorciare le distanze. Nizza che comunque rientrerà in partita da rimessa laterale, tentativo di Caronia che viene deviato sui piedi dell'ex Città di Messina e Troina. Santoro gonfia la rete e ridà speranza alla compagine di mister Bognanni che ora si riversa in avanti. Retucci per Baiada, atterrato il 9 biancoscudato e secondo calcio di rigore di giornata accordato al direttore di gara palermitano dagli 11 metri. Retucci spiazza Barbagallo per il 2-2 proprio allo scadere della Nizza che così porta a casa un punto. Segue il triplice fischio all'Alfonso Virgilio, 2-2 tra Nizza e Canicattì. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima, sarà l'ultimo, il campionato di eccellenza.